Ciao a tutti, bentornati ad un altro appuntamento di queste camminate virtuali. Io sono Valentina e oggi vi volevo accompagnare virtualmente alla scoperta di quelli che sono i luoghi dedicati alla ceramica ad Ascoli Piceno. Come saprete, la ceramica è ancora oggi, pensate già dal 1300, una importantissima attività artistica che caratterizza la città di Ascoli Piceno. E nella nostra città sono tanti i luoghi fisici proprio che sono stati strettamente legati a questa bellissima e importantissima attività artistica e quindi oggi brevemente volevo presentarveli. Beh, innanzitutto non so se sapete che Ascoli Piceno fa parte di una importantissima associazione. L'Associazione Italiana Città della Ceramica. Questo vuol dire che Ascoli rientra insieme a circa 35 comuni italiani nell'ambito di questa associazione che appunto accoglie all'interno quelle che sono le città, i centri italiani che comunque si sono distinti in maniera importante per aver avuto e per avere tutt'oggi quella che è un'importantissima e antica tradizione proprio nel campo della ceramica. Quindi, come notate, appunto, questa attività artistica è molto distintiva della nostra città. In realtà bisogna fare una precisazione, perché effettivamente ad Ascoli, più che parlare di ceramica, si parla di maionica. E allora qual è la differenza? Beh, ci sono delle differenze. Ad Ascoli si parla di maiolica ascolana, non tanto di ceramica, ma la differenza è molto semplice. In realtà per ceramica si intende qualsiasi oggetto in argilla che viene cotto almeno una volta all'interno del forno. In realtà anche la porcellana, che è diciamo un materiale no, molto pregiato, è anch'essa un tipo di ceramica. Un tipo di ceramica, la porcellana, che però è realizzata con una argilla molto pura, ma è anch'essa ceramica. Invece la maionica è caratterizzata dalla presenza di un'argilla meno pura e soprattutto è caratterizzata da una terra rossastra, una tipica terra italiana che veniva raccolta lungo l'argine dei fiumi. Quindi già è questa la differenza tra ceramica e maiolica, sta proprio nella componente della terra che viene utilizzata. Poi la maiolica ha un procedimento molto più complesso della ceramica, perché immaginate un pezzo di argilla, appunto con questa terra rossastra che caratterizza la maiolica, viene cotto una prima volta all'interno del forno, poi viene cacciato fuori, ecco che si ottiene il pezzo in terra cotta, ovviamente la terra cotta al forno. Poi questo oggetto viene in realtà smaltato. Che cos'è l'attività di smaltatura? Semplicemente l'oggetto viene rivestito di una superficie, diciamo, biancastra, appunto lo smalto, si chiama smalto stagnifero, e poi sopra viene realizzato il disegno, la decorazione. Ecco che poi il pezzo in maiolica viene inserito nuovamente nel forno e nuovamente viene cotto. Quindi si parla di biscotto, cioè cotto 2 volte. Dopodiché il pezzo viene tirato fuori e dovrebbe, insomma, si dovrebbe ottenere, l'esito definitivo. Okay? Questa è la principale caratteristica tra ceramica e maiolica. Quindi è questo il procedimento, quello della maiolica che viene praticato ad Ascoli. Okay? Diciamo che così, come primo luogo legato alla maiolica ascolana, vi volevo accompagnare sempre virtualmente in un luogo molto suggestivo che vi faccio vedere subito. Vediamo se riesco, scusate un attimo a trovarlo, ce la farò. Eccolo qua. Se leggete qui nella targa di questa strada, leggete Rua Maiocca. Rua, sapete tutti, è ovviamente la caratteristica strada stretta tipica di Ascoli. Rua viene dal latino ruga, strada stretta, Maiocca.
E vedete che appunto è una caratteristica roascolana, la trovate lungo Pozzo Nottini, più o meno all'altezza di Porta Romana, c'è Rua Maiocca. Il nome Maiocca, secondo alcuni storici, ascolani e studiosi, deriverebbe proprio da Maiolica. E in effetti si dice che lungo questa rua tra il 1400 e il 1500 si sono concentrate un gran numero di botteghe di maiolica scolana. Quindi questo avrebbe poi portato a nominare, chiamare questa rua Maiocca. La Maiocca era in realtà un tempo un tipo di argilla con cui appunto si produceva la maiolica. Ma è molto interessante sottolineare come il termine Maiocca derivi in realtà da Maiorca, perché dovete sapere che il termine stesso Maiolica deriva proprio da Maiorca. Eh sì, avete capito bene, Maiorca è l'isola spagnola. Perché il termine Maiolica deriva da Maiorca? Perché l'isola spagnola, appunto di Maiorca, ha costituito in passato un centro di smercio importantissimo relativamente proprio alla maiolica. E in effetti si dice anche che il nome originario di Maiorca, quindi della isola spagnola, fosse proprio Maiolica. Quindi il nome di questa rua, Rua Maiocca, richiamerebbe alla mente proprio la Maiorca, cioè la Maiolica. Okay. Sicuramente le primissime testimonianze di Maiolica scolana ad Ascoli risalgono alla fine del 1300. Qui ci vengono in aiuto diversi documenti che fortunatamente ci sono pervenuti, perché noi sappiamo che alla fine del 1300 esistevano ad Ascoli dei basari, cioè degli artigiani che producevano vasi, appunto in maiolica. Si fanno diversi nomi nei documenti, si parla ad esempio di un certo Don Giovanni, che era un vasario ascolano. E sappiamo di questo mestiere, quello del maiolicaro, che era un mestiere che si tramandava di padre in figlio ed era molto remunerativo, cioè ci si campava abbastanza bene perché i maiolicari, diciamo, ascolani erano abbastanza ricchi, questo lo sappiamo dai tantissimi testamenti che abbiamo e che comunque citano, insomma, un numero cospicuo di beni che appunto venivano tramandati poi di padre in figlio. Sappiamo anche che i figuli, quindi questi vasari ascolani, vendevano poi i loro prodotti nelle principali fiere cittadine che si svolgevano in Piazza del Popolo e, come sapete, anche in Piazza Ventidio Masso. Quindi in realtà avevano la loro bottega, però comunque partecipavano anche alle fiere. Ora, i primi esempi, dicevo, di maiolica scolana risalgono per lo più alla fine del 1300, inizio del 1400, li possiamo trovare ancora oggi nella città di Ascoli, perché se voi girate nel nostro centro storico, potreste sicuramente incontrare bellissime chiese romaniche, chiese di epoca medievale, che presentano sulla facciata, solitamente sopra il rosone della facciata, rosone questo, una bella croce composta da bacini in ceramica. Questi che vedete sono i primissimi esempi di maiolica scolana, sono dei bacini, cioè dei piattini realizzati in maiolica che servivano solo ed esclusivamente per una funzione decorativa, decoravano le facciate degli edifici sacri, generalmente, appunto ad Ascoli per lo più le chiese ascolane. Questa che vedete è la chiesa di San Tommaso. Ora, questi bacini in ceramica che vedete fuori dalla chiesa di San Tommaso in realtà non sono originali, sono stati ripristinati all'interno di questi oculi, diciamo, negli anni 50 del 1900. Invece ad Ascoli abbiamo, credo, l'unica chiesa che presenta ancora oggi i bacini ceramici originali. È la chiesa di San Venanzio. E sono questi che vedete qua. Ovviamente questo è un ingrandimento gigantesco di questi bacini che ovviamente davvero potete soltanto intravedere, considerando anche l'altezza, insomma, in cui sono collocati. E questa è una foto molto ravvicinata.
però questi sono originali, risalgono all'inizio del 1400. Come venivano realizzati? Appunto, seguendo questa tecnica che vi ho brevemente illustrato, quella della maiolica, e notate dei colori. I colori utilizzati in queste prime forme di maiolica scolana sono sempre quelli, marrone, verde e blu. Si utilizzavano degli ossidi. Allora si utilizzava l'ossido di manganese che dava la colorazione marrone all'oggetto dopo la cottura, quindi tutto il marrone che vedete è ossido di manganese. L'ossido di cobalto, quindi l'azzurro, che dopo la cottura dava il colore appunto azzurro, la zattera cosiddetta, e l'ossido di rame che dopo la cottura dava il colore verde, quindi la cosiddetta ramina. Ecco, queste sono le principali tonalità che venivano impiegate in questi bacini di ceramica, le primissime forme di maiolica ad Ascoli, all'inizio del 1400. Che succede nel tempo? Beh, succede sicuramente che i maiolicari ascolani vanno alla grande ad Ascoli, nel senso che appunto hanno un grandissimo successo, la maiolica ascolana viene venduta soprattutto nel 1500, perché sapete che questo è stato un periodo ricchissimo per la nostra città, grazie a una serie di attività commerciali, soprattutto la produzione della lana, e addirittura i maiolicari si fanno forza all'interno di un'associazione, una corporazione che viene fondata nel 1500, la corporazione chiamata Ars Sigillorum et Terre Coste, quindi una corporazione vera e propria. Questo dà l'idea anche della potenza e ricchezza, se vogliamo, di questi vasari ascolani. Solo che succede qualcosa di strano, perché c'era tanto benessere economico nel 1500, quindi la richiesta di ceramica, che ovviamente era anche abbastanza costosa, è notevole, talmente alta che questi figuli ascolani non riescono a soddisfare la domanda. Quindi, praticamente no, si ottiene una situazione paradossale. Cioè, la richiesta di ceramica è talmente alta che la domanda supera l'offerta, non si riescono ad accontentare. E allora che succede? Succede che Ascoli, per un certo periodo di tempo, oltre a produrre maiolica propria, compra, acquista da altri centri italiani la maiolica. E dove la acquista? Beh, l'acquista da Faenza, ma soprattutto da Castelli. Castelli è un centro che si trova in Abruzzo, ancora oggi importante per la produzione della ceramica, perché da Castelli, ma forse per la vicinanza geografica, comunque si trovava nel cosiddetto Regno di Napoli, nell'attuale Abruzzo, a pochissima distanza dalla nostra città. E quindi gli ascolani iniziano a comprare ceramiche da Castelli, nelle case degli ascolani, nelle sale del palazzo comunale e anche all'interno dei monasteri ricchi e potenti, come quello ad esempio di Sant'Angelo Magno, si iniziano ad intravedere maioliche provenienti da Castelli, che sono queste. Faccio notare giusto un particolare. Eccole qua. Allora, premessa, queste immagini dei pezzi di ceramica che vi faccio vedere, li potete trovare riprodotte all'interno di un testo molto molto importante curato dal professor Stefano Capetti, che come sapete è il direttore di Musacini sugli Ascoli, e un libro dal titolo L'arte della maiolica ad Ascoli, dicendo, un libro molto importante. Ringraziamo il professor Capetti, che è sempre una risorsa culturale importante per la nostra città, quindi trovate queste immagini direttamente all'interno del testo. Perché saprete ovviamente che Ascoli ha un importantissimo museo della ceramica inaugurato nel 2007, all'interno del quale voi troverete tutti i pezzi di cui parleremo in questa breve presentazione. Ecco, questo è un piatto che veniva da Castelli, giusto per farvi vedere qual era un po' lo stile. Un piatto prevalentemente di colore bianco, quel bianco che vedete è lo smalto, quando prima vi dicevo che la maiolica veniva smaltata. Eccolo qua, lo smalto frangifero. Sopra c'è una decorazione che è molto basica, se ci fate caso. Prevale il bianco. Il colore c'è, ma è comunque moderato. Vedete, sono pennellate abbastanza rapide, che comunque lasciano spazio importante appunto alla componente bianca dello sfondo. Lo stile compendiario.
si chiamava. Questo era lo stile compendiato di Castelli. E queste ceramiche vanno alla grande. L'uovo, diciamo così, che compra tantissime maioliche da Castelli, perché evidentemente se lo poteva permettere, è questo che vedete, il monastero di Sant'Angelo Magno. Un monastero potentissimo, gestito, fondato, se vogliamo, in epoca medievale dalle potenti monache di stirpe di origine longobarda. Immaginate queste donne longobarde dell'aristocrazia longobarda che venivano mandate a fare la vita monastica, essendo ricche, si portavano con sé la dote in un certo senso, che entrava tutta all'interno del monastero. Essendo un monastero composto, gestito, fondato prevalentemente da donne dell'aristocrazia longobarda, potete immaginare quanto fosse ricco. E in realtà poi, per quanto riguarda la storia del monastero di Sant'Angelo Magno, aggiungo che nel 1400 le monache longobarde se ne andarono e il monastero e il convento fu invece iniziato ad essere gestito dai monaci olivetani della congregazione di Monte Oliveto, quindi seguaci della regola benedettina. Anche loro continuano, insomma, ad acquistare appunto pezzi di maiolica provenienti da Castelli. Sono proprio gli abati del monastero di Sant'Angelo Magno che appunto acquistano questi pezzi prestigiosi con i quali decorano addirittura le loro stanze private. Quindi dovete un attimo immaginarvi quanta ricchezza veramente anche con gli olivetani, forse soprattutto con gli olivetani in questa fase, perché le maioliche di Castelli risalgono più o meno al 1500, al 1800, quelle che erano pertinenti al monastero di Sant'Angelo Magno, insomma, gli olivetani gestivano in quel periodo il monastero stesso. Quindi veramente un tripudio di ricchezza. Fino a quando cambia qualcosa. E proprio dal monastero di Sant'Angelo Magno, un abate olivetano, che si chiamava Valeriano Malaspina, nel 1787, quindi capite bene che sono passati già 200 anni, cioè Ascoli compra maiolica di Castelli dal 1500, l'abate Valeriano Malaspina decide di cambiare le carte in tavola nel 1700, quindi sono più di 200 anni. Nel 1787, appunto, questo abate decide di dire basta, dice, allora scrivo al Papa dell'epoca perché voglio creare una fabbrica di ceramiche tutta ascolana, proprio qui all'interno del convento monastero di Sant'Angelo Magno. Immaginate che il monastero aveva una fornace di sua proprietà, questa fornace produceva oggetti in ceramica molto semplici che servivano ad esempio per le stoviglie che quotidianamente i monaci olivetani utilizzavano all'interno del monastero stesso, quindi Valeriano Malaspina decide di mettere su una fabbrica tutta ascolana e con un obiettivo ben preciso, cioè voleva creare una fabbrica di ceramiche ascolane affinché gli ascolani comprassero ceramiche a Ascoli e non all'esterno. Questa bellissima iniziativa imprenditoriale, se vogliamo, non ebbe esito positivo perché in realtà i manufatti che uscivano da questo monastero erano in realtà troppo semplici, prevalentemente di color bianco, quindi privi di decorazioni, diciamo che non ebbero grandissimo successo. Più avanti, qualche anno dopo, questa fabbrica di maioliche, che fu appunto così inaugurata dall'abate Valeriano Malaspina, fu poi portata avanti da alcuni nobili, sotto la gestione di Gigliucci, nobile di Fermo, e Sappelli, invece, un nobile ascolano. Anche questa fabbrica di maioliche però non ebbe così, diciamo, esito felice, non riusciva a vincere in un certo senso la concorrenza nel mercato, soprattutto legata comunque ai centri più importanti, tra cui appunto Castelli. E poi perché accade un fatto storico importante. Proprio alla fine del 1700, inizio del 1800, scende Napoleone in Italia
E che cosa fa Napoleone? Beh, decreta la soppressione degli ordini religiosi. Di conseguenza, ad esempio, il monastero di Sant'Angelo Magno viene trasformato in una caserma napoleonica, per cui si bloccò tutto. E ovviamente questa fabbrica di maioliche chiuse. Quindi dovremmo aspettarci che in realtà la storia della maiolica ascolana finisse qui. In realtà non è così, perché agli inizi del 1800 ci fu un personaggio veramente importantissimo che si chiamava Giorgio Paci. Lui veniva da Porto San Giorgio, ma diciamo che lui ha collaborato tantissimo nella nostra città. Lui e anche i suoi figli e poi i nipoti. La famiglia Pace è stata una importantissima famiglia di artisti, erano scultori, pensati anche musicisti, erano progettisti di organi, erano scultori e Giorgio Pace è stato proprio il capo stipite. Ecco, fu lui che all'inizio del 1800 decise di aprire una nuova fabbrica di maiolica ascolana con lo stesso obiettivo di Valeriano Malaspina, però con la forza aggiuntiva del fatto che ovviamente Giorgio Pace era un artista e aveva anche delle capacità tecniche, lui e i suoi parenti, tra figli e nipoti, veramente eclatanti. Quindi riesce a mettere su un'importantissima fabbrica di maioliche, tutte ascolari. Questo che vedete, che potete trovare sempre all'interno del Museo della Ceramica, è un oggetto legato alla manifattura Paci. Ecco, vedete? Ricorda un po' lo stile di Castelli, questo stile cosiddetto compendiario, la decorazione resa con poche pennellate. Vi faccio notare un particolare: come riconosciamo solitamente le ceramiche di Paci, dei Paci, abbiamo il particolare della rosa, la rosellina dei Paci cosiddetta, è una sorta di marchio di fabbrica. Loro non vollero mai un vero e proprio marchio di fabbrica perché, scusate, in realtà il loro obiettivo era proprio quello di creare maioliche solo per Ascoli, non volevano esportarle fuori, quindi non avevano bisogno di un marchio di fabbrica. Però avevano una firma e questa firma era proprio la Rosellina, chiamata proprio Rosellina dei Paci, che vedete riprodotta qui. Ecco, oltre a manufatti di così semplice fattura, diciamo, in realtà i Paci erano anche in grado di realizzare questo. Anche questo lo trovate nel Museo della Ceramica, che vi consiglio veramente di visitare perché poi vedere questi pezzi dal vero è qualcosa di molto diverso, ovviamente. Questo oggetto ci dà proprio l'idea della capacità elevatissima, proprio a livello tecnico e di sperimentazione che avevano i Paci. Viene riproposta anche qui la rosellina, vedete? Eccola qua. Però pensate, questo vaso neoclassico, che recupera un po' appunto lo stile neoclassico diffuso in quel periodo, per cui si guarda all'antico, qui non si vede, però diversi oggetti analoghi, abbiamo anche la riproduzione addirittura di Cammei, quindi c'è tutta questa attenzione allo stile anche antico, romano, volutamente recuperato in questa fase di neoclassicismo, appunto. Ma pensate, questo che vedete non è un oggetto in marmo, anche se sembra in marmo. Quella che vedete è tutta ceramica, è tutta maiolica. Questo effetto marmorio i Paci lo ottenevano attraverso un mix di diverse terre, pensate. Quindi sperimentavano tantissimo, fino ad ottenere, dopo prove, prove e prove, un esito del genere, che comunque mette in luce veramente una grandissima capacità tecnica. E anche questo bianco che simula, diciamo, no, le venature del marmo, è reso appunto attraverso terre particolari. Quindi pensate, riescono ad ottenere un effetto assurdo, insomma, a pensarci, non è marmo, ma è terra, semplicemente argilla, argilla cotta, terra cotta. E un altro luogo legato alla maiolica ascolana è quindi sicuramente, abbiamo detto, il monastero di Sant'Angelo Magno, perché dovete sapere che in realtà Giovanni, scusate, Giorgio Paci, poi successivamente anche i figli e i nipoti, per esempio nella famiglia Paci, oltre a Giorgio, ricordiamo anche Giovanni Paci, che nel campo della maiolica è stato veramente un pioniere,
grandissimo personaggio, lui diede un grandissimo contributo da un punto di vista soprattutto grafico, cioè del disegno, lui decorava principalmente le maioliche della produzione dei paci. E i paci appunto aprono questa fabbrica di maioliche dove, beh, non nel monastero di Sant'Angelo Magno, ma lì vicino, nella via che oggi è chiamata Betuzio Barbio. Dopo poco tempo in realtà cambiano sede e pensate, si stabiliscono la loro fabbrica di maioliche nella loro casa privata che avevano praticamente davanti a quella che è la ex chiesa di San Domenico, sempre nel quartiere della Piazzarola. Questa chiesa di San Domenico che oggi non esiste più perché poi dopo l'Unità d'Italia è stata trasformata in altro, in istituto femminile. E fino a qualche anno fa, appunto, in una scuola, la scuola magistrale, oggi non c'è più neanche la scuola lì in realtà. Però ecco, davanti a questa ex chiesa di San Domenico, una chiesa scomparsa, potremmo definirla, c'è ancora oggi visibile una abitazione privata che era appunto l'abitazione dei Paci, e lì loro stabiliranno la loro fabbrica di maioliche. Pensate che la fabbrica dei Paci iniziò all'inizio del 1800 e si concluse nel 1857. Quindi siamo di fronte ad una fabbrica di maioliche che ha avuto una vita lunghissima, più di 50 anni. Nel 1857 terminerà la produzione dei paci. E poi che succede? Sicuramente la storia non è finita perché dopo la fabbrica, la produzione delle maioliche dei paci abbiamo qualcos'altro, ma se volete ci vediamo alla prossima puntata e se volete insomma siamo qui per continuare la nostra avventura nella maiolica scolana. Ciao!